Secondo appuntamento nella giornata di ieri per i laboratori del progetto Musée Éclaté, Museo Senza Limiti, che si propone di portare il museo nella città e di accompagnare la comunità di Pontecagnano Faiano alla scoperta del ricco patrimonio culturale del territorio. Per il secondo appuntamento, intitolato Gli Etruschi in città, è stata prevista una visita tematica che ha condotto adulti e bambini a scoprire nel museo i luoghi e le testimonianze legate all'arrivo degli Etruschi. Per la prima volta sono stati esposti due importanti corredi funerari rinvenuti nella necropoli in località Sant'Antonio e databili tra il IX e l'VIII secolo a.C. Il bilancio è sicuramente positivo, ma a questo siamo abituati perché organizzare dei laboratori per bambini nella giornata di domenica ha sempre un riscontro positivo nella popolazione di Pontecagnano e non solo. Oggi per esempio sono venute famiglie con bambini anche per esempio dal Vallo di Diano e da altri luoghi della provincia di Salerno. Il secondo laboratorio di Musée Éclaté oggi ha riguardato l'età del ferro, cioè l'arrivo degli Etruschi a Pontecagnano, di qui il titolo che abbiamo dato, Gli Etruschi in città. E come svilupperemo anche i laboratori successivi, a questo abbiamo accompagnato l'esposizione di reperti conservati in deposito e mai esposti. Sì, Museo Éclaté continua, diciamo che finalmente riusciamo a vedere qualcosa di concreto rispetto alla presentazione dello stesso progetto fatto a settembre, la presentazione del nuovo logo con la partecipazione di tanti straordinari ragazzi di Pontecagnano. Oggi siamo al primo e vero laboratorio per i bambini sulla tessitura, c'è stata veramente molta partecipazione, ovviamente il nostro scopo è proprio quello di far capire ai cittadini di Pontecagnano e non solo che veramente noi abbiamo una grande risorsa. Approfitto col dirle che, visto la mia giornata trascorsa al museo, la direttrice Luigina Tomai mi ha portato nei sotterranei e vi garantisco che ci sono delle cose impensabili. Tutto quello che è esposto fuori è forse un decimo di quello che abbiamo nei sotterranei. Insieme a lei ci siamo presi l'impegno di nel tempo di portare questi reperti allo scoperto e di metterli a disposizione della cittadinanza.